Il 12 novembre 2010 hanno avuto inizio i laboratori di design, con la partecipazione di 45 discenti, tra architetti, designer, professionisti e imprenditori, provenienti da Basilicata, Puglia e Campania. Originariamente il piano didattico fissava in 16 il numero delle persone beneficiarie del modulo, ma in considerazione della corposa richiesta pervenuta da almeno un centinaio di partecipanti, si è deciso, di concerto con Sviluppo Basilicata, di incrementarne l'aliquota. I laboratori contemplavano la creazione di un prototipo di design con la collaborazione a distanza degli studenti del Politecnico di Milano, che ne avevano ideato il concept. Successivamente i discenti hanno potuto cimentarsi con la vera e propria prototipazione dei progetti, direttamente all'interno delle aziende di produzione del distretto del mobile imbottito, che hanno partecipato al programma. Tra i discenti si è registrato un positivo entusiasmo, dettato dalla possibilità di dare libero sfogo alla creatività del design e di trasformare i progetti direttamente in prodotti. Io sono il primo ad essere molto contento e stupito di come si è svolta l'esperienza di questo laboratorio. Quando ho proposto questo progetto, che parlava di design sperimentale, sfruttando una formula sperimentale, provando a lavorare in un modo sperimentale con le scuole, non avrei immaginato il risultato che siamo riusciti a raggiungere. Grossa sfida, perché vuol dire far capire ad aziende anche di dimensioni minori come il design sia oggi una leva competitiva fondamentale per le aziende italiane. Quello che è l'esperienza MIM, quindi sperimentazione dal punto di vista progettuale, ma anche, mi permetto, dal punto di vista umano, il che lo rende ancora più interessante. Un mercato che ha regole nuove, che ha competitors nuovi con mercati molto allargati, che quindi ci costringono a investire, oltre al denaro, molto tempo anche nella ricerca e nello sviluppo di oggetti che possono interessare al mercato globale e soprattutto guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Lo scambio di idee, ma soprattutto la voglia del fare che nasce da operazioni di questo genere, riempie di gioia. La cosa più bella che io ho sperimentato è stato proprio lo scambio con i ragazzi, la grande energia che mi hanno trasferito, e credo di aver trasferito loro anche la mia di energia.